ciao a tutti ragazzi, sono DJ, bentrovati qui sul mio canale. Siamo tornati qui signori, finalmente, con la carriera allenatore su FIFA 18. E oggi siamo qui signori per cominciare una nuova avventura, una nuova carriera allenatore qui su FIFA 18. So che è passato un bel po' di tempo dall'ultimo video, è passato quasi una settimana, però tutto questo tempo mi è servito per ragionare e per scegliere la squadra migliore per questa nuova avventura in FIFA 18, nella carriera allenatore. E ho dato retta anche al sondaggio che vi ho proposto nell'ultimo video, quindi ho ascoltato anche le vostre richieste e ha vinto a mani basse la Fiorentina. Quindi ragazzi, oggi andremo ad iniziare la carriera allenatore con la Viola, la rinascita della Fiorentina. Cercheremo di far rinascere questa squadra, cercheremo di portarla ai livelli che ogni anno riusciamo sempre a raggiungere. Ho scelto la Fiorentina perché, soprattutto perché è stata votata da voi dal sondaggio, e anche perché sono curioso di provare tutti i giovani che la Fiorentina ha deciso di acquistare per questa stagione che è iniziata. Ce ne sono tanti ragazzi, tanti molto interessanti, tra tutti c'è anche Gil Dias, Jeb Benassi, ce ne sono tanti tanti veramente ragazzi che possono esplodere con la nostra carriera e possono davvero toglierci tante soddisfazioni. Qui abbiamo già un budget trasferimenti di 20 milioni circa, con 202 milioni che è il valore del club, e abbiamo comunque delle aspettative della dirigenza non molto alte, quindi dobbiamo cercare di puntare veramente dal basso per poi pian piano puntare in alto in questa nuova carriera allenatore con la Fiorentina. E ragazzi, prima di iniziare mi raccomando, supportate questa serie. Vi ricordo che non sarà l'unica carriera allenatore quest'anno, oltre questa farò una carriera allenatore con la Roma, e poi c'è ancora il sondaggio in corso con quale campionato disputare la terza carriera allenatore, cioè Premier League, Bundesliga o Liga Spagnola, Liga Santander. C'è ancora sotto il sondaggio, per il momento sta vincendo la Premier League, che è il campionato che vorrei sinceramente disputare, che più mi attira sinceramente anche a detta vostra. Quindi mi raccomando, cominciate già a consigliarmi alcune squadre per iniziare una carriera allenatore in Premier League. Mi raccomando, non squadre ovviamente troppo forti. Io ero un po' dubbioso per quanto riguarda questa carriera allenatore, perché comunque la Fiorentina è una squadra già bella, diciamo che è fatta per una carriera allenatore, è una delle squadre secondo me più semplici da utilizzare, perché ha tanti giovani che possono veramente esplodere da un momento all'altro in questa carriera. Intanto facciamo la competizione, le competizioni UEFA, perché vogliamo rendere tutto realistico, anche se non partecipiamo. Ripeto, ci sono tanti giovani interessanti ragazzi, l'unico dubbio che avevo era perché comunque la Fiorentina ha già dei giovani interessanti che comunque crescono tantissimo, e sono veramente curioso di provarli ragazzi. Punteremo tantissimo su Chiesa, che è uno dei giocatori che sta esplodendo e che sta veramente esplodendo nella realtà, e cercheremo di farlo esplodere anche qui in FIFA 18. Mi raccomando, superiamo ragazzi i 3000 mi piace se volete subito un secondo episodio, se volete soprattutto le nuove carriere con la Roma e in Premier League. Seguitemi su Instagram JoeGiant, perché lì sarete anche protagonisti di questa carriera in FIFA 18. Mi raccomando, oggi andremo ad analizzare la rosa che abbiamo noi attualmente, e magari riusciamo anche ad effettuare il primo colpo di mercato. Ho già un paio di nomi molto interessanti che quest'anno vorrei provare a comprare e ad utilizzare. So già che molti dei protagonisti dello scorso anno saranno balzati alle stelle come prezzo. Noi ci proveremo, vedi Dolberg sicuramente, ma uno ragazzi ho intenzione di prenderlo. Mi raccomando, cominciate anche a consigliarmi qualche giocatore interessante qui sotto nei commenti. Io direi tranquillamente di provare il torneo che ci garantisce un premio più ampio, 8 milioni, non ho visto sinceramente le squadre, però fa poca differenza sinceramente. E siamo qui ragazzi, tante novità quest'anno, tante novità per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda la carriera allenatore in generale. C'è l'inserimento delle clausole rescissorie, c'è la possibilità di interagire direttamente con i dirigenti della squadra che praticamente detiene il cartellino del giocatore che ci interessa. Dobbiamo ingaggiare 4 giocatori nel vivaio,
un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Ok, guadagna 30 milioni dalla vendita delle magliette in una stagione, qualificati per l'Europa League, si può fare, raggiungi gli ottavi di Coppa Italia, qualificati per l'Europa League appunto, e aumenta il valore del tuo club del 50% entro 3 stagioni. Sono obiettivi molto semplici, ragazzi, a dire la verità. Andiamo subito a dare un'occhiata al nostro budget, che appunto è di 25 milioni con 137.000 euro di budget stipendi, che non è malissimo assolutamente. Andiamo subito a dare un'occhiata alla nostra rosa, ragazzi, perché questo è sempre il punto di partenza per capire quali possono essere i giocatori che dobbiamo vendere, su cui possiamo puntare. Ovviamente Benassi sarà il nostro centrocampista titolare, perché sicuramente crescerà tantissimo. C'è Veretout, che è molto interessante. C'è Badel, che comunque è in scadenza, potremmo provare a rinnovare il contratto per poi rivenderlo. C'è Gil Dias, che mi piace tantissimo, il problema è che è in prestito, magari proveremo ad acquistarlo a fine stagione. Chiesa preferisco usarlo sulla sinistra, perché ha le capacità di rientrare col destro, che è il suo piede, e tirare a giro, anche che se qui in FIFA non ha una grande qualità nell'effetto, però lo proveremo prima a sinistra, poi a destra eventualmente. Però non credo di utilizzarlo alla sinistra, o forse non credo di utilizzarlo proprio. Per il momento inseriamo Eiserik come alla destra, come esterno destro. Questo è il modulo che comunque voglio utilizzare, ragazzi. Dovremmo acquistare sicuramente un terzino sinistro, anche se ce ne abbiamo tre, ne abbiamo due praticamente, vabbè, tre con Ranieri, ma non ne fanno mezzo praticamente. Come terzino destro c'è Gaspar, che è molto molto interessante come terzino destro. C'è Pezzella, che è un ottimo difensore centrale, però è in prestito a Stori, dovrebbe essere il nostro capitano. Sapete che io non amo far crescere i giocatori altrui, quindi Gil Dias sì, lo userò, ma con le dovute precauzioni, sinceramente, che non sarebbe il preservativo in questo caso. Non mi va di crescere un giocatore che so che il prossimo anno non sarà mio. C'è Dragoschi, ragazzi, che sicuramente sarà protagonista l'anno successivo, perché Sportiello risulta in prestito. Qui non so se abbiamo il diritto di riscatto, sinceramente. La situazione è questa. Io avrei intenzione di comprare un difensore centrale da affiancare ad Astori, un terzino di sinistro, perché abbiamo praticamente Biraghi e Olivera e non mi ispirano tantissimo. Un terzino destro, perché Laurini, o Laurini come volete chiamarlo, ho intenzione di rispedirlo all'Empoli per poi guadagnarci qualcosina nello stipendio, perché prende veramente tanto. Ho intenzione di comprare almeno un altro centrocampista, 1/2 esterni, ragazzi, un trequartista, e penso che per gli attaccanti con Babacar e Simeone siamo a posto, tranne se non vogliamo comprare una scommessina, che mai male non fa, ragazzi. Questa è la nostra rosa. Io direi di andare subito nel Hub rosa, hub. Sportiello, Carciofi e Dragoschi saranno i nostri portieri. Come vedete, Sportiello è in prestito alla Fiorentina. C'è Gaspar, che è nostro. Laurini è in prestito e sinceramente, se andiamo a controllare le finanze, ragazzi, guardate un po', prende 50.000 euro alla settimana. Quindi io direi di terminare subito il prestito di Laurini. In questo modo sì, perdiamo 500.000 euro, però li guadagniamo con lo stipendio. Poi andremo a comprare un altro terzino destro. C'è questo Dix, che è venuti, che comunque prendono parecchio, e li abbiamo comunque mandati in prestito. C'è Victor Hugo, Astori, Pezzella, c'è Tomovic mandato in prestito. Abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5 difensori centrali. Non so quale possa essere sinceramente il difensore titolare. Pezzella è nostro, no, vedete, è in prestito anche Pezzella. Quindi dovremmo comprare un difensore centrale. C'è questo Milenkovic, che è abbastanza interessante. Terzino sinistro, ripeto, dobbiamo comprare un titolare praticamente. CDC, ho intenzione di vendere Carlos Sanchez, anche se non possiamo venderlo. C'è Cristoforo, che non possiamo venderlo. Federico Chiesa assolutamente non è da vendere. Purtroppo Gil Dias è in prestito. Veretout è appena comprato, non possiamo venderlo. Come Benassi, come Badel, che potremmo già mettere adesso in lista trasferimenti, oppure provare a rinnovare il contratto, ma secondo me potremmo riuscire a risparmiare qualcosina vendendolo anche a 10 milioni. C'è questo Diakaté, che potremmo mandarlo in prestito. Rebic è in prestito. C'è Saponara, che dovrebbe essere il nostro trequartista titolare, anche se è in prestito anche lui. C'è Lofaso, che è molto interessante, però un overall molto basso. C'è Eiserik,
che potrebbe essere molto interessante. Kalinic dovrebbe tornare fine stagione, gli attaccanti ce li abbiamo, però non possiamo venderlo, ma proveremo magari a inserirlo in qualche scambio. Questa è, ragazzi, la rosa titolare. Non Badel ovviamente qui, dovrebbe giocare Saponara. Dovremmo comprare un esterno sinistro o un'ala sinistra per far rifiatare un attimino Chiesa, un trequartista, perché oltre a Saponara, se abbiamo Terò che ha le capacità tecniche per fare il trequartista, però non mi ispira tantissimo, è comunque vecchio, un sostituto di Eiserik, un centrocampista, un difensore centrale titolare, un terzino sinistro titolare e un terzino destro. Abbiamo tanto lavoro da fare, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Oggi non chiudiamo l'episodio fin quando non compriamo un giocatore, ragazzi. Un giocatore. Vi faccio vedere le finanze perché non vi prendo in giro. Guardate, abbiamo più stipendi, però tornando a 130 quanto avevamo prima, comunque abbiamo più soldi, come potete vedere già ora. Intanto voglio già inserire nella mia lista preferiti un po' di giocatori, ve li farò vedere tutti. Questi più o meno sono i giocatori che ho inserito qui nella lista preferiti. Non sono tutti, li ho inseriti alcuni, perché aspetto anche i vostri consigli, ragazzi. Tra questi, quello che vorrei proprio puntare tantissimo è Kluivert. Mi piace tantissimo, lo sto seguendo molto, è il figlio praticamente del Kluivert famosissimo che giocava nel Milan. Come terzino sinistro punterei tantissimo Barreca. Questa vuole essere una mia scommessa, ragazzi. Angel Gomez può fare veramente tanti ruoli, trequartista, alla sinistra, destra, centrocampista centrale, veramente tanti ruoli, un giocatore che potrebbe risultarci veramente comodo. C'è Malcolm del Bordeaux, c'è Fosu Mensah anche se in prestito, c'è Dendon Kerr che è sia centrocampista difensivo che difensore centrale, c'è Llorente, ma penso si sia appena trasferito, quindi non ci sarà la possibilità di acquistarlo. In questo momento io vorrei provare a comprare Kluivert e Barreca. Proviamo già con Kluivert, ragazzi, anche se non abbiamo praticamente notizie, voglio provare a contattare per acquistare. Questa è la novità praticamente di quest'anno di FIFA 18, la possibilità di interagire direttamente con i dirigenti. Vabbè, direi di saltare, aspettavo con ansia il nostro incontro. Ok, non è più da fornire un'offerta iniziale. Allora, proviamo con uno scambio di giocatori, proviamo a dargli, non lo so, un centrocampista tipo Carlos Sanchez, va, tanto non ci interessa. Kluivert che ne dice? Vediamo un po' cosa ci risponde. Possiamo prendere in considerazione uno scambio come, ma ci serve un difensore centrale. Ah, bella questa cosa, quindi offriamo un altro giocatore. Beh, in questo caso io proverei a dargli Milenkovic, anche se è molto interessante questo difensore. Proviamo a dargli Milenkovic. Che ne dici di uno scambio con Milenkovic? Siamo disposti a prendere in considerazione con un'aggiunta di un conguaglio. 7 milioni e Milenkovic? Assolutamente no. Proviamo a fare una nuova offerta per il cartellino. Io ti do, guarda, ti do 3,5. 3,5 e Milenkovic. Avanziamo un'offerta. 3 milioni e mezzo. Vediamo cosa ci risponde. 5,3. È sceso a 5,3 e 3% di una futura cessione. Quindi possiamo giocare anche su questa cosa qui. Ripuntiamo, facciamo 4 milioni. E invece che il 2%, il 3%, gli diamo l'8%. Tanto penso proprio che rimarrà con noi a lungo. Vediamo cosa risponde. 4 milioni. È un'offerta più allettante. Accettiamo, arrivederci. Perfetto, perfetto. Quindi abbiamo già l'accordo per Kluivert, ragazzi. La nostra ala destra. Adesso andiamo tranquillamente a trattare con il giocatore. Vediamo un po' quali sono le sue richieste. Ovviamente giocatore e anche il suo procuratore. Boh, direi anche turnover, sì. Considerando, direi turnover. Non leggiamo tutto, raga. Magnifico, era ciò che volevamo. Perfetto. Ora abbiamo raggiunto un accordo, il ruolo di squadra. Possiamo discutere la durata del contratto. Direi tranquillamente 5 anni. Proviamo, cosa risponde. I termini dell'offerta ci soddisfano. Perfetto, 5 anni di contratto. Direi di ignorare la clausola rescissoria. Direi di offrire, boh, partiamo con quanto prende lui? Non si sa. Direi 2000. Partiamo con 2000 euro e 500 euro. Vediamo cosa ci risponde. 2000 settimana è un ingaggio di 500 euro. Vediamo cosa ci risponde. Ci manderà male. È ridicolo. Il mio sito non è più interessato. No! Dai, ma che cazzo ne so io? Ma guarda quanto ci è rimasto male! Ma dai, non ci credo! Ci hanno già mandato malissimo, ragazzi.
Allora proviamo con Barreca. Proviamo con Barreca, raga. Ma che palle, ci sono rimasto di merda. Vabbè, ci riproveremo la prossima settimana, praticamente. Decidiamo il tipo d'accordo. Proponiamo anche qui uno scambio di giocatori. Diamo sempre il solito Carlos Sanchez, perché ce ne vogliamo sbarazzare. Che dice, ala destra, vuole un'ala destra, offri altro giocatore. Però Gil Dias, perché me lo fa mettere nello scambio? Boh, proviamo Agi, vogliono 15 milioni più Agi, è tantissimo, controfferta. Fai una nuova offerta per il cartellino, io ti do 5 milioni e il 25% di sulla futura rivendita. Bene, ci ha mandato a cagare anche lui. Perfetto! Non compreremo nessuno, ragazzi. Non compreremo assolutamente nessuno. Vabbè, a sto punto compriamo Gomez, che è la mia scommessa di quest'anno. E direi di chiudere qui l'episodio, perché ho bisogno anche del vostro aiuto, ragazzi. Non posso fare di testa mia. C'è proprio José Mourinho. L'accordo col giocatore, offerta per il cartellino. Magari un euro no. Io ti do 500.000 euro, José. Che dici? Penso, non sappiamo quanto cazzo costa sto giocatore. Ma va a cagare! Ma dai, ragazzi, basta. Frienzonato da tutti. Stop. Ho bisogno del vostro aiuto, che dite? Evito di fare le offerte così, aspetto che di avere qualche informazione in più per i giocatori che stiamo seguendo. Ci sono rimasto malissimo, ci hanno mandato a cagare tutti quanti. Ragazzi, mi raccomando, superiamo i 3000 like per un secondo episodio. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa mi consigliate, cosa mi consigliate di fare. Aspettare qualche magari informazione in più, di non essere così tirchio, non lo so. Fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti. 3000 mi piace, prossimo episodio. Lasciate un mi piace, commentate, condividete. Tutti i social in descrizione. Il video è finito, dal genere è tutto e ciao valio!